Allora, tu sai bene che in Langa si fa vino dalla notte dei tempi. Se prima era un'agricoltura dove c'era viticoltura e c'era altro, poi è diventata soltanto viticoltura, però è una storia di tantissime generazioni. Cinque, diciamo, dalla nascita del barbaresco che consideriamo oggi classico. Siamo nel villaggio di Castiglione Falletto, nel versante esposto ad est, nel nostro monopolio, quindi il nostro vigneto di proprietà esclusiva, che è il vigneto Pira. Si cerca sempre di dividere la zona del Barolo in due macro aree, quella dell'Elveziano e quella del Tortoniano, quindi una parte un pochettino più vecchia dove ricadiamo noi e la parte del Tortoniano un pochettino più giovane. Il discorso è molto più complesso, anche perché noi consideriamo il Nebbiolo una varietà nobile che dà la massima lettura di quello che c'è nel sottosuolo. Altitudini diverse, esposizioni diverse, microclimi diversi. Langhe significa lingue, quindi abbiamo queste lingue di terra esposte in tutte le direzioni. Poi, per quanto riguarda il discorso enologico, a noi interessano i terreni che vanno dall'est all'ovest, per un discorso proprio di fotosintesi, di luce che permette al Nebbiolo o alle varietà che abbiamo su queste colline di maturare. Noi cerchiamo di avere le piante più vecchie possibile in terreni in queste condizioni di foresta, ovvero noi non tagliamo mai l'erba. Inerbimento perenne per un motivo molto semplice: sfalciando l'erba creiamo una selezione negativa dal nostro punto di vista, perché scegliamo solo alcune varietà di erba. Invece, lasciando l'erba che va a fiore, a frutto, a seme, l'erba si può riprodurre e mantenere più biodiversità possibile. Abbiamo tantissime sottovarietà di menta, deve essere un giardino fiorito in certi periodi. È molto facile capire come una radice che scende magari diversi metri sottoterra fa una lettura, perché poi è la radice che prende i sali minerali che vanno poi a creare quello che è l'unicità, in questo caso del Barolo Pira. E quindi, scendendo in tanti strati, mi dà una lettura molto più complessa che una pianta giovane. Io nasco a Barbaresco, o meglio, nasco ad Alba, ma poi ho vissuto la prima parte della mia vita a Barbaresco, un paesino di 600 anime. 600. Scuola elementare con due classi insieme, perché poi la leva dell'81 era con la leva dell'80, perché noi eravamo 5 bambini. No, dai. Uno dei primi ricordi della mia vita era giocare nel periodo della potatura, quindi dicembre, gennaio, non so bene, avrò avuto 3 o 4 anni, con lo slittino, mentre mio papà e mia mamma potavano il Montefico, i profumi dell'erba degli asili. Dai. Cammini, ma infatti qui adesso tu puoi sentirlo, cioè, camminando, a volte calpesti le erbe, ci sono erbe più profumate, altre meno, però ti viene sul profumo. Io uno dei primi ricordi, insieme al prosciutto di mia nonna, ma questa è un'altra memoria, era il profumo ma dell'erba. Ma di Prusto, Alessandro sarebbe contento. Il profumo dell'erba degli asili. Questo è un infernotto, sono quei classici buchetti dove una volta magari nascondevano le bottiglie, in Langa venivano scavati questi buchetti. Tipica questa. Sì, vengono. Infernotte, sono degli infernotte. Allora, la parte più interessante, appunto, è questa marna bluastra che caratterizza tutta la zona del Tortoniano. Poi si passa a questa che ha una composizione diversa dal punto di vista dei microelementi. Un terreno piuttosto che un altro, la radice, se arriva qui, tira su dei profumi, dei gusti che sono diversi. Questa parte di sabbia, che è una roccia, vedi, è una roccia però sabbiosa, che si sgretola facilmente, è molto importante per la finezza del vino, ma anche e soprattutto in annate piovose, che non succede molto sovente, però ad esempio penso all'annata 2014, dove è scesa acqua, tutta la zona delle rocche, questa zona qua, non ha avuto alcun tipo di problema, perché comunque il problema è a volte che le argille trattengono l'acqua, quindi fanno da spugna, mentre le sabbie fanno percolare e quindi non hai un rischio di asfissia o un rischio di troppa acqua. Qua andiamo nella camera da letto del vino. Dove si riposa? Siamo 16 metri sottoterra. 16? Sì. È tutto gravitazionale? Certo. Riusciamo. Dai, guarda! Oggi in tutto il mondo si può fare un buon vino. La grandezza di questa zona, come anche qualche altra zona a livello mondiale, è che i vini possono durare veramente moltissimo e soprattutto diventare molto più complessi. Quindi non solo un vino sui primari, sulla freschezza, ma che dà molte altre cose. Allora, iniziamo con un barbaresco. Questa fu la dote di nozze di mia nonna nel 1929. Complimenti per la cantina, bellissima. Grazie mille. Allora, questa è una microparticella di 0,24 ettari.
Produciamo dalle 700 bottiglie alle 1200 quando le produzioni sono grandi. Ti brillano gli occhi. L'obiettivo secondo me oggi è avere la purezza del Nebbiolo che identifica ogni singola particella. Fare vini, prima citavamo vini di massa, pesanti, il Nebbiolo non è quello, il Nebbiolo è finezza. È molto più difficile fare un vino fine ed elegante piuttosto che andare a fare un vino grosso, muscoloso. Mio nonno mi diceva sempre questo. Consideriamo che anche abbiamo un periodo storico buono, perché prima parlavamo del periodo dagli anni 50, dal 59 al 94, ci sono state moltissime annate piovose dove era proprio difficile arrivare a una buona maturazione. Oggi invece la maturazione c'è quasi tutti gli anni, quindi possiamo permetterci di lavorare su questi punti. Il rischio in questo periodo storico è che si vada a fare vini troppo carichi, ma ad esempio noi in Piemonte, in Langa, abbiamo un clima continentale, si riescono a fare dei vini molto equilibrati che hanno una bella espressione di identità.